Facciamo degli esempi. Esempio 1. F di x uguale x quando x è compreso tra 0 e 1. X0, qua mettiamo così, tra 0 e 1 un escluso, altrimenti. Allora, qual è il grafico di questa funzione? Allora, questa funzione ha un grafico fatto così. Vale 0, in 1 vale 1, fuori dell'intervallo 0, 1 vale 0. Siamo nella situazione richiesta dalla definizione di integrabilità secondo Riemann? Certo, la funzione è limitata, compresa tra 0 e 1, ed è nulla fuori di un intervallo, fuori dell'intervallo 0, 1 e 1. Allora, come vogliamo fare per trovare delle funzioni in S- e trovare delle funzioni in S+? Io scrivo il mio intervallo 0, 1, lo scrivo così, come fisso un n numero naturale, faccio 0, vado a 1 su n, poi faccio un i, 1 su n, 2 su n, un i, 2 su n, 3 su n, unito. Quale sarà l'ultimo intervallino? N meno 1 su n, 1. Poi viene l'ultimo, è questo, sempre vedete, questo è 1 meno 1 su n. Allora, cioè sarebbe a dire, questo è il mio intervallino semi aperto a destra, chiuso a sinistra e aperto a destra. Cosa faccio? Lo divido in n pezzetti. Diciamo della stessa lunghezza. Non mi è venuto molto bene, però. Okay, diciamo che adesso siamo della stessa lunghezza, ok? In questo caso, per esempio, i pezzetti sono 7, 0 un settimo, un settimo, due settimi, due settimi, quindi 1 su n, 2 su n, 3 su n, 4 su n, 5 su n. Ecco, andiamo a vedere tra i meno 1 su n e i su n. I valori della funzione quali sono? La funzione vale x, quindi nel punto i meno 1 su n vale i meno 1 su n. Nel punto i su n vale i su n. Oh, qua la i non c'entra niente con la i di, è un, chiamiamolo h, così non si chiama mai più, h meno 1 h, questo è h e questo pure h, ok? Quindi la mia funzione come la posso scrivere? Cioè, se voglio approssimare la funzione dal basso e dall'alto, come lo posso fare? Dall'alto prenderò il valore h meno 1 dal basso, scusate, h meno 1 su n, e dall'alto prenderò il valore h su n, su questi intervallini. Quindi la mia f sarà compresa tra chi? Adesso devo fare, dall'alto ci devo mettere h su n. Dove? Su quale intervallino? Sull'intervallino che va da h-1 su n fino ad h su n, o no? Su
su questo intervallino i valori dell'intervallino sono minori di questo, ma siccome la f di x uguale a x, e invece saranno maggiori di h meno 1 su n sempre sullo stesso intervallino, chi di h meno 1 su n, h su n. Oh, questo vale su quell'intervallino, questa cosa la devo ripetere per tutti gli intervalli e fare la somma, cioè la somma va per h. Allora, qual è il primo intervallino? Quanto vale qua h? Se ci fate caso h deve essere uguale a 1, perché h meno 1 fa 0, h meno 1, h fa 1, 1 su n. Se ci mettete h uguale a 1 viene 0 su n, 1 su n. H è parte da 1. Quando arrivo qua, quanto vale h? N. Stessa cosa da questa parte. Ok. Allora, chi sono le due funzioni che abbiamo ottenuto? Sono queste due funzioni qua. Questa è quella di sotto e l'altra. E quella di sotto. Oh, vedete, la f sta in mezzo tra quella di sotto e quella di sotto. Quella di sotto è una funzione a scalino, si scrive così. Quella di sopra è una funzione a scalino che si scrive così. Ora vediamo se avete capito qualche cosa. In realtà, per come ho costruito io le due funzioni a scalino, minorante e maggioranza, una delle due disuguaglianze è stretta. Quale? Una delle due disuguaglianze può anche essere uguale. L'altra delle due disuguaglianze è minore stretta. Quale è uguale e quale è minore stretto? Allora, andiamo a vedere. Per esempio, nel punto 3 su n, la funzione a chi è uguale? A quella di sotto o a quella di sopra? Quella di sotto, se vi ricordate, le funzioni a scalino sono sempre continue a destra, quindi il valore della funzione è di quella di sotto con giro con la f. Quindi nei punti di discontinuità la funzione è uguale a quella di sotto e non è mai uguale a quella di sotto. Quindi abbiamo queste due disuguaglianze, una disuguaglianza, però se vale questa vale anche quella con maggiore uguale, non succede niente, se dico scrivo così è corretto uguale. Però se voglio essere più preciso, questa disuguaglianza è sempre. Ok, allora questa qua la chiamo phi con n e questa la chiamo psi con n, per quale motivo? Beh, innanzitutto dipende da n, poi questa sta in s meno, questa sta in s più. Questa è una funzione a scalino minorante, questa è una funzione a scalino maggiorante. Quanto fa l'integrale di phi con n? Beh, questa è una definizione, ma potreste anche dettare. Chi è? Somma per h che va da 1 a n di h meno 1 fratto n per la lunghezza di questo intervallino. Quanto è lungo questo intervallino? 1 su n. Quindi qua mi viene 1 su n quadro che porto fuori per la somma per h che va da 1 a n di h meno 1. Questo è uguale a 1 su n quadro per la somma per k che va da 0 a n meno 1. Questo qua lo chiamo k, quindi k va da 0, h1 meno 1 fa 0, a n meno 1 di k. Quindi questa è la somma dei primi n meno 1 numeri naturali, che k uguale a 0, quindi la contribuzione. Quindi questo è 1 su n quadro. Quanto fa la somma dei numeri da 0 fino a n meno 1? Se vi ricordate fa n per n meno 1 mezzi.
Allora, una n si semplifica, questo qua viene n meno 1 fratto n fratto 2. Oh, giusto per non saperne leggere le spighe, se faccio sto limite per n che tende a infinito, quanto tempo? No, un mezzo. Quindi questo è esattamente, più precisamente, è un mezzo meno 1 su 2n. Per quale motivo è un mezzo meno 1 su 2n? Lo volete? Cioè, l'area di questo triangolo quant'è? Base, per altezza diviso 2. Se voi andate a fare l'area di ciascuno di questi triangolini, quant'è l'area di uno di quei triangolini? 1 su n per 1 su n diviso 2 fa un mezzo n quadro, ma i triangolini sono n, l'area di tutti quei triangolini fa un mezzo n. Quando tu vai a fare diciamo l'integrale di f1, fai l'integrale del triangolo grande meno l'area dei triangolini piccoli e quindi geometricamente ci troviamo, fa un mezzo meno un mezzo. Andiamo adesso a fare l'integrale di psi con n. Quando vado a fare l'integrale tra meno infinito e più infinito di psi con n, che è stata là in s più, questa è la somma per h che va da 1 a n, stavolta di h su n per 1 su n. Per quale motivo? Che stavolta dall'alto il valore non vale h meno 1 su n, vale h su n. Quindi questo viene 1 su n quadro per la somma per h che va da 1 a n di h. Stavolta la somma devo fare non dei numeri da 0 a n meno 1, ma dei numeri da 1 a h. E quanto fa? N per n più 1 mezzi fratto n quadro, cioè fa un mezzo più un mezzo n, 1 su 2n. N quadro fratto 1 fratto 2n quadro fa un mezzo. Per quale motivo? Perché stavolta io sto calcolando l'area del triangolo grande più l'area di questi triangolini piccoli, che sono equivalenti a quelli di sotto. Quindi stavolta invece di togliere un mezzo n, approssimando dall'alto, avrò un mezzo più un mezzo n. Che vuol dire? Quanto vale l'integrale tra meno infinito e più infinito di f di x in dx? Questa funzione qua. Poi vedremo che sarebbe l'integrale tra 0 e 1 di x, perché fuori di 0 e 1 la funzione è nulla. Ma questa funzione qua, che integrale c'ha? Un mezzo. Per quale motivo? Allora, se vi ricordate qui che la condizione per l'integrabilità è che per ogni epsilon esistono due funzioni a scalino, una minorante e una maggiorante, tale che l'integrale della differenza sia piccolo? Certo, prendete epsilon, prendete n abbastanza grande, quando andate a fare la differenza di questi due integrali, quanto vi viene? Un mezzo meno un mezzo se ne va, 1 su 2n, meno meno 1 su 2n fa 1 su n. Ma se prendete n abbastanza grande, 1 su n è meno di epsilon, che vuol dire che la funzione di mezzo è integrabile. Ma adesso se fate l'estremo superiore degli integrali su s meno, deve essere più grande di ogni valore che sta in s meno. In s meno ci stanno anche questi valori, ma questi valori tendono a un mezzo, quindi l'estremo superiore degli integrali, diciamo, dei valori degli integrali delle funzioni a scalino in s meno, quindi l'estremo superiore di a meno deve essere maggiore o uguale di un mezzo. L'estremo inferiore dei valori in a più deve essere minore o uguale di un mezzo. Siccome l'estremo inferiore di sopra è maggiore o uguale all'estremo inferiore di sotto, devo per forza fare un mezzo. Da sotto non potete, non può essere meno di un mezzo, da sopra non può essere più di un mezzo, ma quello da sopra è più grande di quello da sotto e quindi viene tutto quanto qua. È chiaro? Se volete lo metto per iscritto. Mettiamolo per iscritto che è meglio. Verba, volant, iscritta male. Allora, io sto dicendo sup di a meno è sup di a meno è maggiore o uguale dell'estremo superiore
di un mezzo meno 1 su n al variare di n appartenente a n, perché questi sono tutti i valori che stanno in a meno, ma questo qua è l'estremo superiore di una successione monotona crescente, che quindi è il limite e quindi fa un mezzo. Ma questo è binario uguale dell'inf di a più, che è minore uguale dell'inf di un mezzo più 1 su n a variare di n appartenente a n, ma questo fa un mezzo pure lui. Quindi questo fa un mezzo più grande di questo, che fa un mezzo pure lui, se lo fa tutti e due, che vuol dire che l'integrale di quella funzione fa un mezzo. Allora, come abbiamo fatto per dimostrare che l'integrale della funzione fa un mezzo? Praticamente, mica abbiamo fatto proprio l'estremo superiore di integrare su tutti, basta farlo su delle funzioni, su una successione di funzioni da sotto e da sopra, che in maniera tale che gli integrali da sotto e da sopra devono convergere allo stesso limite. Perché? Perché se lo faccio su una successione di funzioni da sotto, che l'integrale converge a un mezzo, questo qua deve essere più grande di questo, se lo faccio su una successione di funzioni a scalino da sopra, tale integrale converge a un mezzo, questo qua deve essere più piccolo di quello, ma siccome quello di sopra è più grande di quello di sopra, viene tutto quanto. Chiaro? Oh, vediamo un po' se avete capito questo schema. Ora lo rifacciamo. Dobbiamo farne altri due di questi schemi. Uno, un po' velocemente, perché si sta avvicinando. Prendiamo adesso la funzione x quadro. Se la mia funzione è x quadro tra 0 e 1, cosa cambia? Beh, quello che cambia è che stavolta se io vado tra h meno 1 su n e h su n, chi sarà il valore da sotto? Allora, questo qua rimane sempre vero, ma chi sarà il valore da sotto e chi sarà il valore da sopra? Secondo voi? Beh, siccome la funzione vale x quadro ed è monotona, da sotto varrà h meno 1 su n al quadrato, e da sopra questo intervallo qua varrà h su n al quadrato. Quindi la mia f sarà compresa tra la somma per h che va da 1 a n di h meno 1 su n al quadrato e la funzione caratteristica dell'intervallo h meno 1 su n, e da sopra la somma per h che va da 1 a n di h su n al quadrato per la funzione caratteristica di h meno 1 su n, n. Come prima, semplicemente invece di metterci x ci mette x quadro. Siccome la funzione è monotona crescente, qua ci metto x quadro del valore più piccolo dell'intervallo, qua ci metto x quadro del valore più grande dell'intervallo. È chiaro? La funzione sta crescendo, è minore uguale del valore della funzione qua e maggiore uguale del valore della funzione qua su quell'intervallo. È minore uguale del valore della funzione sull'estremo di destra ed è maggiore uguale del valore della funzione sull'estremo di sinistra. Ora, quando vado a fare questo integrale, cosa mi viene? Mi viene somma per n che va da, per h che va da 1 a n, h meno 1 quadro fratto n quadro per 1 su n come primo. Quindi mi viene 1 su n cubo per la somma per k che va da 0 a n meno 1 di k quadro. 1 su n cubo si porta fuori, h meno 1 chiamo k, e stavolta viene la somma dei quadrati
dei primi n-1 numeri naturali. Se vi ricordate, questo fa 1 su n cubo, poi mi piace, fa n-1 per n per 2n-1. Se vi ricordate, la formula era sesti. La formula è n per n più 1 per 2n più 1 sesti, però dobbiamo fare con n-1. N-1 per n per 2n-1. Se lo faccio da sopra, l'integrale tra meno infinito e più infinito di psi con n, questa volta, ma questo è psi con n, questo è fi con n, x dx farà similmente 1 su n cubo la somma per h che va da 1 a n di h al quadro, quindi stavolta fa 1 su n cubo, qua mi viene n per n più 1 per 2n più 1 sesto. A quanto converge questo? Questo? Ehi, n, n, 2n, quello che conta qua è 2n cubo fratto 6n cubo, un terzo, e da sopra n per 2n, 2n cubo fratto 6, sempre un terzo, solo che questo ci converge da sopra e questo ci converge da sopra. Che vuol dire? Vuol dire che l'integrale di questa funzione qua tra meno infinito e più infinito, quanto fa? Un terzo. Cioè, poi vedremo che sarà l'integrale di x quadro in dx tra 0 e 1, perché fuori di sarà un terzo. Oh, qua l'abbiamo fatto con le mani e con i piedi. È chiaro che non possiamo andare avanti così per tutte le funzioni, che se no ci mettiamo mezz'ora per ogni funzione, anche la più elementare, per integrare. Allora, la prossima volta vedremo il teorema fondamentale del calcolo integrale. Prima vedremo che le funzioni continue sono sempre integrabili, poi vedremo il teorema fondamentale del calcolo integrale che ci aiuta a fare gli integrali delle funzioni. Però, prima di fare questo, voglio andare a dare l'ultimo esempio, che è quello di una funzione non integrabile secondo linea. Allora, abbiamo questa funzione qua. Quindi questo era l'esempio 2, che la funzione era x quadro, e questo è l'esempio 3. Allora abbiamo f di x uguale a 1 se x appartiene a 0, 1 intersecato q, 0 altrimenti. Quindi come fa il grafico di questa funzione? Questa funzione la chiamiamo funzione di Dirichlet. Allora, questa funzione qui, tra 0 e 1, vale 1, ma soltanto sui punti razionali di 0, 1. Qui vale 1, ma vale anche 0. Il problema è che un grafico vero di questa funzione non si può fare, perché sia i numeri razionali di 0, 1 che i numeri irrazionali sono entrambi densi nell'intervallo 0, 1. Quindi che succede? Il problema è che adesso, se andate a fare l'estremo superiore di a meno, quando vi viene? Vi viene 0. Perché? Allora, qua la funzione, che sta sotto deve essere non positiva, qua una funzione che sta sotto deve essere minore o uguale a 0, ma pure qua deve essere minore o uguale di 0, perché appena la vado a prendere positiva su un intervallino, che succede? In questo intervallino ci sono dei punti non irrazionali, e non è possibile, perché sui punti irrazionali la funzione vale 0. Quindi se φ appartiene a S meno, questo vuol dire che φ è meno o uguale di 0. Questo mi dice che l'estremo superiore di A meno viene meno o uguale di 0. Adesso se φ invece appartiene a S più, questo mi dice che φ
deve essere maggiore o uguale alla funzione, maggiore o uguale alla funzione caratteristica dell'intervallo 0,1. Perché? Perché tra 0 e 1, se io prendo un intervallino, qua la mia funzione deve essere più grande di 1, perché in questo intervallino cambiano i punti razionali. I punti razionali la funzione vale 1, su quell'intervallino la funzione è costante. Questo che cosa mi dice? Che l'estremo inferiore di A più deve valere, deve essere maggiore o uguale di 1. In realtà è uguale a 1. Io ho solo dimostrato che è maggiore o uguale di 1, questo può dimostrare io. Chiaro? Quindi che significa? Che questa funzione è chiaro che si tratta di una funzione altamente irregolare, cioè questa funzione in ogni intervallino di 0, diciamo sotto intervallino di 0,1, intervallino AB contenuto di 0,1 con A minore di B, ha sia dei valori 0 che dei valori 1. Quindi salta continuamente da 0,1. Però chiaramente da sotto posso approssimarla con 0, da sopra posso approssimarla alla meglio con 1. Quindi cosa mi succede? Che l'estremo superiore della classe degli integrali delle funzioni a scalino minorante non coincide con l'estremo inferiore della classe degli integrali delle funzioni a scalino maggiorante. Quindi questa qua non appartiene, non è integrabile secondo me. È l'esempio più semplice che si può dare di una funzione non integrabile secondo Riemann. Chiaramente è complicato, però in realtà è tutto sommato abbastanza chiaro? Ok, quindi il programma per la prossima volta qual è? Trovare un modo, prima di tutto identificare delle classi di funzioni che sono sicuramente integrabili secondo Riemann, e lo vedremo, saranno per esempio le funzioni continue, continua e nulla fuori dall'intervallo, e poi vedere se c'è un modo che ci aiuti a calcolare, e questo sarà il tema fondamentale del calcolo.